Kodomo Live, TikTok, vabbè, Kodomo Live, YouTube, Kodomo Live e Kodomo su Twitch, Kodomo. Mi raccomando! Ciao Chiara, sei stata scelta per entrare in Scary Shadow Spot, un luogo dove il confine tra realtà e illusione è sottile. Qui ogni ombra nasconde un segreto e ogni porta può rivelare l'ignoto. La chiave per aprire questa porta nella zona oscura è ora nelle tue mani. Preparati a scoprire cosa si cela nell'oscurità. Ma ricorda, non tutto ciò che vedrai sarà reale. Ti auguro di trovare la luce prima che le ombre trovino te. Scary Shadow Spot, primo episodio, quindi presenta una saga nuova del Daniel Onis. Scary Shadow Spot, di un addio, benvenuti spettatori, l'episodio di questa sera seguiremo la storia di Mark, un uomo che ha perso ogni cosa e si ritrova ad affrontare un particolare percorso psicologico per uscire dalla spaventosa zona d'ombra in cui è inconsapevolmente entrato. No, raga, ma che è sta roba? State per entrare in un luogo sconosciuto. Un luogo dove la realtà e l'incubo si fondono, dove le ombre nascondono segreti e la paura è una presenza costante. Ma che sono sti fregni? Questo è un territorio inesplorato, una dimensione non solo della vista e del suono, ma della mente. È il limbo tra la luce e l'oscurità, tra la ragione e l'irrazionale. Eccolo, Daniel. Vi trovate in un punto d'ombra che sfida la logica e distorce il tempo e lo spazio. Questa è la zona d'ombra spaventosa. Questo è Scary Shadow Spot. Il nostro protagonista è Mark, un uomo comune che porta con sé il peso di un dolore insopportabile. Mica tanto comune, zia, mill'ansia! Pochi giorni fa, Mark ha perso la sua amata moglie, Jane, in un tragico incidente d'auto. Cazzo. Un incidente in cui lui era alla guida. La colpa e il rimorso lo hanno spinto a cercare rifugio in una vecchia casa di campagna. Un luogo che una volta prometteva speranza e felicità. Questa casa, ora abbandonata e piena di polvere, custodisce ricordi dimenticati e segreti oscuri. Ma che cazzo oscuri. È questo, Daniel? Mentre Mark cerca l'uomo di trovare cornudo. Un po' di pace, scoprirà che le ombre del passato sono più vive che mai. I suoni inquietanti, le visioni fugaci e un misterioso orologio fermo all'ora dell'incidente lo accompagneranno in un viaggio che sfida la realtà stessa. Ma le domande persistono. Cosa si cela veramente in questa casa? Chi è la figura che appare e scompare tra le ombre? E soprattutto, è possibile che l'incubo che Mark sta vivendo sia qualcosa di più di un semplice gioco della mente? È molto inquietante tutto ciò. Preparatevi, spettatori, a scoprire la verità che si nasconde nell'ombra. Si nasconde sotto le sue mani. Perché in questo oscuro del mondo, la linea tra il reale e l'irreale è sottile come un filo. Questo è Scary Shadow Spot. Bellissima sta intro comunque. Allora, ci sono due meravigliosi fregnoni, fidanzati. Mi stanno già facendo l'ansia. Si può scendere una lucetta? No, così la spegniamo. Comunque devo dire, Daniele, sempre delle storie molto leggere, per niente pesanti. Che muore sempre qualcuno. Madonna, sì, ma che idea. Ma scusatemi, qualcuno ha buttato il sugo bruciato dentro la doccia, raga? Questo è sicuramente un quadro che metterei in bagno, Danielo. Oh, allora io ve lo dico perché Danielone è infame. Danielone mette dei jumpscare che non penserai mai, cioè non ti aspetterai mai. Perché è così buio, Danielo? Io me ne vado da qua, frate. Cerca l'interruttore. Non l'ho visto. Lo vedi? Lo vedi, Daniele? Lo vedi, Daniele, che infame che è? Che è sta cosa? Nasco. No, ci vuole vedere morti. Cioè, non ho altra spiegazione. Ci vuole vedere morti. Madre di Dio, Daniele. Questa amato che vi fa, Daniele. Capisco che stai attraversando un momento estremamente difficile dopo la recente tragedia. La perdita improvvisa di una persona cara può essere un trauma immenso da elaborare. Ti consiglio vivamente di parlare con qualcuno di fiducia e di non isolarti. Se hai bisogno di ulteriori sessioni di consulenza, non esitare a contattarmi. Con affetto, dottor Will You Stand. Riponi. Guarda, dottor, adesso se mi servirebbe un cardiologo. Più che... Ehi, chi è questa stronza? No, Daniele. Ho raccolto il disco, belli dischi e il rosario, capirà? Ah, beh, mo ci ha messo pure rosario. È benedetto colui che viene nel nome del Signor. Osanna e Osanna e Osanna Cristo Signor. Ma noi qua dobbiamo prendere qualcosa. Aspetta, c'è una chiave qua. Ma si apre sta cazzo di doccia? Apri. La doccia è completamente arrugginita, non si apre. Porco zio. Ma frate, che c'avevamo in questo inventario? Fammi vedere. C'è sta foto, sta cosa, un quadro che figura mia moglie Jane. Perché ha questa espressione orribile? Da dove arriva questo quadro? Se non sai te, amo, che ne so. Magari devo attaccare sto quadro da qualche parte. Che madonna ne so. Oh! Ma chi cazzo l'aveva visto?
Nel buio più profondo, il sangue scorre e le anime urlano. Cinque candele per cinque peccati, cinque suore per cinque tormenti. La prima, vestita di viola, piange la dannazione eterna. La seconda, in blu, sussurra menzogne. La terza, rossa, ride del dolore. La quarta, verde, nasconde il veleno. La quinta, in giallo, danza nella follia. Sangue e fuoco, dolore e luce. Solo nell'ordine corretto si aprirà la porta dell'arte. Uno 5, 2, 7. Forse dovrei esaminarlo con attenzione. L'anno in copertina e il contenuto sembrano importanti. Bello! Sembra proprio un libro che comprerei. Desidero innanzitutto esprimere le mie più sentite condoglianze per la tua perdita. So che questo è un momento estremamente difficile per te e la tua famiglia. Voglio rassicurarti che ci siamo occupati di tutti i dettagli con la massima cura e rispetto. Abbiamo addobbato il soggiorno per la veglia, come da tua richiesta. E il corpo del defunto è stato sistemato nella bara in modo dignitoso e rispettoso. I parenti e gli amici potranno ora fare l'ultimo saluto in un ambiente sereno e decoroso. Per qualsiasi ulteriore necessità o modifica, non esitare a contattarmi. Ho lasciato la chiave che mi hai dato sul retro di questa lettera, dove è attaccata con lo scotch. Ai 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 mamacita! Resto a tua completa disposizione per qualsiasi cosa. Con affetto, Mr. Mort, you carry. Ah, Mr. Mort! Scusa, eccoci qua. Ha la chiave da bara? Cazzo era? Che cazzo dice su! Si è rotto il termosifone! Quanto mi costa sto giochetto, mo? Ma frate, che è sta cosa? Che è sta roba? Che è sta ansia? Addio! Ma frate, è tutto spento? No, Daniele, mi fa cagare sotto così. Cazzo, ho sprecato tutti i cazzo dei rosari, ma sarò deficiente. Ho pregato 7 volte consecutive. Bene, ho un libro, dizionario di cazzoni. Imparare a cucinare neonati, ok? La gioia di annusarsi il sottopalla sudato. La donna con gli zoccoli. Prepuzio, di Gregory Miles. Macchinoni per gente col cazzetto. Quanto sono d'accordo! La calappia cani. Mi aspettavo una calappia cazzi, ti dico la verità. Oh, un'altra statuetta, fratello. Che cazzo è che chiama? Pronto! Pronto? Come stai? È da un po' che non... Ma poi si trovavo veramente... Non sento niente! Ma siete scemi! Come sta andando la preparazione della veglia? Ti prego, chiamami se hai bisogno di qualsiasi cosa. Io ci sono sempre. Capisco che sia estremamente difficile e non ti va di parlare, ma sappi che ti sono sempre vicina. Ho cercato di contattarti più volte, ma non hai mai risposto. Il fatto che ora tu l'abbia fatto mi fa stare un po' meglio. Ci vedremo domani per la veglia. Posso solo immaginare quanto sia complesso, ma devi entrare in soggiorno e affrontare la realtà. Non aspettare domani per vedere per la prima volta la bara. Hai parlato al telefono con la mamma di Jane. A sto cazzo. Devo andare a vedere la bara, vi? Ah, è qua la bara. Apri. Oh mio Dio. Non è che magari è il codice di prima? 1527? Credo proprio che non sia così. Ah, 1664. Artist. Ah, ho capito ora qual è. Vedi, mi ci vuole un po', ma alla fine, eccoli, il lupo mannaro. Quindi sotto il lupo mannaro mettiamo 1664. Il lupo mannaro era giusto? 1664. Poi c'è un altro disco, sentiamo un po'. Ah, guarda. Ciao Mark, sono di nuovo il dottor Will. Oh, zio. C'è un piccolo compito per te. Cerca attentamente nel soggiorno. Troverai un oggetto che apparteneva a Jane. Questo oggetto è chiuso in una scatola a combinazione numerica. La combinazione la troverai nella camera da letto. Va bene, dottore, ma la camera da letto, fratelli, sorelli, noi non l'abbiamo ancora aperta. E dai! E forza! Dove cazzo sta sta camera da letto? Dovrebbe essere questa. Daniè! Devo scappare, Daniè! Signorina, si vada a vestire! Signorina! Signorina, lei è nuda! Devi mettere nell'orologio di sopra l'ora che c'è in dipinto in cucina. Possiamo provare? Volendo. Intanto accendiamo sta cazzo di luce. Ogni volta si sa perché subentro qua così. Ah, fermi? Eh?
perfetto. Cazzo è? 2:45. Sembra un orario. 2:45. Che cazzo era? L'autobus di Harry Potter? Che cazzo era? Oh, 2:45. Ottimo, chiave stanza del bambino. Ah, bello. Vabbè, ma qua c'è un jumpscare, fratelli, sorelle. Daniele, ma che cos'è sta stronza vecchia di merda? No, vabbè, raga, mi ha scoppiato una valvolina del cuore. Codo, prega. Mi rendi grazie. Ma cazzo sta sta cameretta di merda di sto ragazzino bastardo. Mazza, sto ragazzino recluso proprio nell'oblio. Dimmi che è questa, zia. Oh signore, grazie. Oh, vedi le cose serie? Un vinile. Va bene, ritorno, dai. Oh mamma mia Cristo, ma che è? Ma questa è la statuetta del Napoli. Ah, statuetta del Napoli questa. C'era palesemente la faccia di Maradona sopra. No, 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 no. Cazzo. E mo? Daniele, sto giro si è drogato per fare sto gioco. Sto giro gli ha dato forte, secondo me, Daniele. Metallo contorto. Il primo segno di rovina. Tra le lamiere la vita si frantuma. Lacrime nello studio. Un cuore spezzato. Cercavo sollievo. Una mente in frantumi. Un vestito scarlatto. Il sangue racconta. Notti di tormento. Dolori sepolti. Davanti alla casa un rifugio cercato. Ma il dolore segue un'ombra persistente. Nel soggiorno una bara silente. Addio definitivo. Il freddo della fine. Nel buio profondo la rivelazione finale, il cervo osserva, la verità svelata. Petrarca? Allora, posso andare a mettere innanzitutto la statuina qua. Ne manca qualcuna. Oh, Santa Maria. Dobbiamo metterli tutti di là? Così, Daniele? Così è giusto, Daniele? Ah, merda. Fermi. C'era un ordine. Che abbiamo risolto, fratello? Oh merda, abbiamo aperto la bara! È ancora più fregna da morta! Quando il giorno è finito e la notte arriva, fai una pausa, accendi la tua fiamma. Lonely strike, è il tuo momento. Liscia e facile, che incanto. Lonely strike, lonely strike.
momento di pace che ti piacerà. Ma è pazzesco! Ma scusami, ma sta roba dove cazzo l'hai presa? La tua serata. Le sigarette da uomo per veri uomini. Goditi un momento di pure relax e piacere, le sigarette Lonely Strike. Piccolo stacchetto pubblicitario. E torniamo qui. Vabbè, volo. Volo. Esamina. Cristo Dio. Oddio, Daniele. Chiave soffitta. Cazzo, chiave soffitta, zio Tronio. Daniele! Daniele! Ma perché non sparisce, Daniele? Daniele! Cazzo, è sto contatore di merda. Daniele! Daniele, Gesù Cristo, Daniele! Quante possibilità c'erano? Mo' sparita, stronza, spero. Angulo. Oh, le cazzo de foto. Oh, finalmente ci siamo liberati di queste foto. Ciao, Mark. Eccoci. Sono di nuovo il dottor Will. Salve. Sei stato in una stanza molto speciale. Sì, ho guardato, Red. Jane era incinta di pochi mesi quando è successo l'incidente. No. Questa doveva essere la camera del vostro bambino. Un luogo pieno si di può speranze giocare dal e Mac, sogni. Non credo. So ciao, quanto notte, sia difficile però affrontare questa perdita doppia. Voglio che tu rifletta su qualcosa di importante. A volte, per superare il dolore, dobbiamo aprire gli occhi e vedere la verità, anche se fa male. Trova ciò che cerchi e tienilo con te. Inoltre, c'è una torcia elettrica in questa stanza che ti sarà utile per esplorare la soffitta. Vorrei parlarti della donna cervo. So che hai avuto visioni di lei. No. Voglio che tu sappia che questa figura rappresenta Jane. È stato un cervo a causare l'incidente, attraversando la strada all'improvviso. La tua mente sta cercando di elaborare questo trauma, e la donna cervo è una manifestazione di Jane e di quel momento in cucina troverai una tavola Ouija. Questa può essere uno strumento per mettersi in contatto con l'altro mondo. Qualcuno potrebbe cercare di comunicare con te, e non devi ignorare queste chiamate. La tavola Ouija può aiutarti a stabilire un contatto. La parola che devi inserire per metterti in contatto con Jane è Veritas. Ricordati di questa parola. Sarà la chiave per comunicare con lei. Mi serve qualcosa però, un oggetto. Allora, qua c'è la tavola Ouija. Però mi dice che mi manca un oggetto. La foto nella scatola in bagno. Oh merda, hai ragione! Hai ragione, ecco cosa mi mancava. Devo ricostruire la cosa. Quale sarà il primo? Questo? Questo? Questo, questo? No. Metallo con il primo segno di rovina. Tra le lamiere la vita si frantuma. Sai, nello studio un cuore spezzato cercando sollievo una mente in frantuma. Un vestito scarlatto, ok. Sangue racconto, avanti alla casa. Un rifugio cercato. Ah, il lamiere è il primo, quindi. Fermi. Lamiere. Lo studio, lo scarlatto. Amo sblocchedo. Wow. Chiavi, camera da letto. C'è un... Vedo troppa roba da fare. Mannaggia la mignotta, che cazzo è sta roba? Che cazzo che... Scappa! Scappa! C'è Nincero, zio Trono. Cazzo, starà sta camera da letto? Sarà qua? Oh Cristo. Madonna, ragazzi. Ecco gli occhi, zio Trono. La candela verde. Una moneta. Oh! 1581. 1581 dello scheletro. 8195. Il numero! Finalmente! Finalmente il numero. Possiamo sbloccare le robe ora. Ah, il codice del libro. Che 1582. 81. Ancora due mi mancano, zio Trono. Donami un secondo, dove stracazzo sta il morto? Numero da chiamare, zio Trenio. Eccolo. 90 31 8 3 8. Ti rendi conto che io ho chiamato gente usando sto telefono nella mia vita? Chiamavo mia madre, chiamavo mio padre. Salve.
Risponde la segreteria telefonica del dottor Will U. Stand. I coglioni. Se senti delle voci, non sono solo nella tua testa. Il confine tra la realtà e l'illusione è sottile. Non perderti. Lascia un messaggio, ma ricorda, potresti non essere l'unico a rispondere. Ma chi è quella che balla là? La scatola vicino al telefono ora è aperta, Mark. Ci sentiamo presto. Ah, Ludarocche. L'altro numero, vogliamo provare quell'altro numero qui? Woo! Oh, abbiamo finito i... C'è un jumpscare da... Proto Madonna! Che? Rimettiti nella bara, per cortesia, abbi pazienza! Jane! No, frate, mi sta a far passare troppo tempo, ma mi viene infarto secco. Cioè, te lo dico. Oh, ultima statuetta, zii. Dai, 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 eh. Oh no, devo metterlo NJNE. Ah, Jane, Cristo, c'hai ragione. Ok. E let's go, Ski! Fratoski! Chiave della stanza del bambino? Ma dove starà sto bambino di merda? Ah, forse apre la porta dentro la stanza del bambino. Eccoci qua. Ah, eccoci. Eccoci. Chiave soffitta? Nel buio fitto, un gioco mortale. Sei leve nascoste, un enigma infernale. Primo il sole, un tizzone che brucia. L'orrore si sveglia, la paura s'aggiusta. Poi la stella che nel cielo sfreccia, una luce sinistra, l'anima che straccia. Albero antico, radici che strangolano, vita e morte, rami che tagliano. Di nuovo la stella, brilla fredda e crudele. Un sentiero di sangue tra ombre ribelle. Il mare ululante... Mi tocca il progresso sopra lo specchio, ho la paura riflessa, è un ghigno vecchio. Infine il sole ritorna. Allora, qui sicuro vanno le candele. Il problema è che ce ne manca una. Merda, fermi. Sono altre leve. Oddio, mi sento male. Assurdo. Nel buio fitto, un gioco mortale, sei leve nascoste, un enigma infernale. Primo il sole, un tizzone che brucia, l'orrore si sveglia, la paura s'aggiusta. Allora, sole, cerchiamo questo stragazzo di sole. Eccolo qua, perfetto. Stella, queste sono le stelle, immagino, no? Albero era dall'altra parte. Albero qua. Di nuovo stella, no? Speriamo che sia così. Mare e sole. Mare, 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 na, 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 na. Mare. E sole. E vediamo. Merda, che cazzo. E tu devi chiedere la stanza a volte, ma... E non ho capito, quindi... Ho trovato un occhio. Minchia, tutta sta sbraca per un occhietto. Un libro. Ottimo. 1835. La tempesta Pirati dei Caraibi. Eccolo qua. 1 8 3 5. Manca solo un libro del cazzo. E dai. Oh, baby. Ultimo libro. Quanto bel bottino. Satana! 1731. 1731. Le ombre della conoscenza. Risolto l'enigma dei libri. Spero che tu mi abbia dato qualcosa di interessante, mo Danielo. Ah, lo tarocco? Allora, vediamo adesso. Appunto, tra i tanti enigmi che dobbiamo risolvere, c'è anche questo delle suore. Nel buio più profondo, il sangue scorre, le anime urlano. 5 candele per 5 peccati, 5 suore per 5 tormenti. La prima, vestita di viola, piange la dannazione eterna. La seconda, in blu, e sussurra menzogne. La terza, rossa, ride del dolore. La quarta, verde, nasconde il veleno. La quinta, in giallo, danza nella follia. Non dormo mai. Non andartene. Non lasciarmi solo. Mai più. Non dormo mai. Le luci si spengono. Ma oh, e piede non Xanax! Mamma, non dormo mai. Non andartene. Non lasciarmi solo. Mai più. Non dormo mai. Le luci si spengono, ma io sono ancora qui. Mamma non mi sente, ma io la sento. Non dormo mai. Non andartene.
Non lasciarmi solo. Mai più. Non dormo mai. Le luci si spengono, ma io sono ancora qui. Ragazzi, mamma non che mi ansia. Sente, ma io la sento. Non dormo mai. Ragazzi. Non andartene. Non lasciarmi solo. Mai più. No. Non dormo mai. Oh, fammelo dormire definitivamente, sto ragazzino. Vado a piacere, va. Madonna, ragazzi, porco due. Madonna, porco due, ragazzi. Viola. Blu. Rossa. No, raga. Sopprimete sto ragazzino, mi prego. Verde. Mamma non mi sente. Ma io la sento. Non dormo mai. Oh, hanno sparato al ragazzino. Ah, sono morto dal cazzo. Meno male. Oh, mo sì che dormi. Sto a morì, sì, sto a morì. Oddio, oddio, è bacata. La signorina è bacata. Sto per scattare, fratello, sto per scattare. Lo sapevo. Mannaggia la minotta, 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 porco il 2. Ah, corri. Cazzo de leva dell'interruttore de merda dell'elettricità, Daniele, ma non lo potevi mettere automatico? Ma quanto rimane ora qua a ruttarmi in faccia? Posso solo sperare che non stia nel corridoio. E non sta nel corridoio, abbiamo delle speranze. Affanculo, cerva de merda. Dunque, abbiamo la carta dei tarocchi, una. E qualche altra cosa, non mi ricordo. Sa che comunque ne manca, eh. Ne manca un'altra. No, abbiamo una carta. La stanza dell'arte, tocca trovare. Raga, mi sa che è l'ultima stanza da aprire, eh. Dopodiché, sai, abbiamo del culo perché sono tutte aperte, eh. Ecco qua. Nota per l'artista. Nel mondo dei colori nulla è come sembra. Le tre leve nascoste in alto sono la chiave per creare l'arte perfetta. E ricorda la magia dei colori primari, può dare vita a infinite sfumature. Osserva attentamente la tela e lascia che il suo succo ti guidi. Quando il colore giusto illumina la stanza, allora solo allora dovrai imprimere la tua opera. Ah, eccole. Imprimi colore, rosso. Giallo. E verde. Quindi giallo e blu. Oh, wow. Oh merda. Oh merda. Ok, abbiamo l'occhio giusto. Oh. E questi sono del bambino. Allora, intanto bisogna andare a posare l'occhio qua. Quindi andremo a posare l'occhio. L'occhio blu. Minchia, frate, ma ci sono ancora tre occhi, cazzo, cioè. Ah, ne un altro, cazzo, hai ragione. L'avevo visto minimamente, ne mancano due, quindi. Quindi questi due vanno al bambino giù, no? Ah! Oh cazzo, neonato di merda! Dai, stocchi, così non rompo per cazzo. Mette uno e l'altro, via. Non dormo più. Bello! La ridia io prima, me sa. Mano d'occhio. Quando le luci si spengono, i sogni diventano realtà. Ma io non sogno. Siamo sempre insieme. Ma io non ti vedo mai davvero. Nel silenzio, posso ascoltare i segreti che non sai di avere. La mia pancia è sempre vuota. Fammi sentire il tuo dolore. Sarai sempre con me, vero? Non te ne andrai mai. Avanti, Mark. Non aver paura. Qui ci divertiremo un mondo, una volta che mi avrai raggiunto. Perché non posso sentire il tuo battito? Ora gli occhi sono finiti, quindi possiamo andare su a metterli. Oh, mo sì che se divertimo, fratello sorello. Ok, possiamo fare la tavola Luigi. Veritas? Minchia, l'ultima... Oddio! Oh, ultima! Allora, Grimorio degli antichi tarocchi. Nel mondo dell'esoterismo i tarocchi sono considerati chiavi per comprendere il passato, il presente e il futuro. Ogni carta ha un significato profondo e un'energia unica che, se accoppiata correttamente, può aprire portali verso regni nascosti e rivelare verità nascoste. Per eseguire
il rito degli accompagnamenti di tarocchi, bisogna seguire questi passi fondamentali: la dispersione delle carte. Allora, il reale e il non reale, cioè quello che nasconde, quindi potrebbe essere questo e questo. Le chiavi che ha a casa? La bara con la lapide? Ma sono un cazzo di drago! Allora, qui abbiamo risolto tutti gli enigmi, se non erro, giusto? Qua? Un ultimo CD? Un CD. Ciao Mark, sono il Dr. Will. Il viaggio che hai intrapreso ti ha condotto fino a questa stanza. Ogni passo che hai fatto, ogni porta che hai aperto, ogni enigma che hai risolto, ti ha avvicinato alla verità che hai cercato incessantemente in queste ore. Ma adesso è giunto il momento di affrontare la verità. Ricordi quei giorni, Mark? Quei momenti di pura felicità, in cui tutto sembrava al suo posto. Ma la vita è fragile, e a volte basta un solo istante per spezzarla. Quella notte, il cervo che hai cercato di evitare ha cambiato tutto. Un istante di paura, un riflesso istintivo, e la tua vita si è spezzata contro il destino. Tu, Mark, non sei sopravvissuto a quell'incidente. Harry Eren, è vero? Jane è sopravvissuta, Mark. Ma tu no. Come il mondo per lei è diventato un luogo di dolore insopportabile. Non poteva accettare la tua morte. Così ha fatto qualcosa che nessuno dovrebbe mai fare. Jane, nel suo dolore, ha cercato di riportarti indietro. Ha provato le strade dell'occulto. Tutto ma ciò che morti. Poteva per sentirti ancora una volta. Ma non sapeva che evocandoti avrebbe condannato te e se stessa. La donna cervo che hai visto non è altro che una manifestazione del tuo senso di colpa. Il cervo che hai cercato di evitare quella notte ma era lui. È diventato il simbolo della tua morte. Ma è anche diventato un'ombra che ti ha seguito, perseguitato, legato a questa casa. Guarda con i tuoi occhi ciò che hai evitato per tutto questo tempo. Non sei più vivo. Sei un'ombra. Una presenza evocata dal dolore di Jane. Ma ora è il momento di dire addio. Di lasciarti andare. Jane è intrappolata nel suo dolore, così come tu sei intrappolato in questa casa. Ma per liberare entrambi, devi accettare la tua morte e permettere a Jane di trovare la pace che merita. Non c'è più niente qui per te, Mark. È tempo di lasciare andare. La porta è davanti a te, Mark. Oltrepassarla significa trovare la pace. Ma per farlo devi lasciarti andare. Lasciare andare il dolore, la colpa e soprattutto, Jane. È tempo di dire addio. Il tuo ultimo saluto, Mark. È tempo di lasciare andare le ombre. Per Danielone! Stavo dicendo, Daniele fa sempre giochi molto molto carini perché ti dà esattamente quello che vuoi alla fine. Enigmi carini, non esageratamente difficili. Vabbè, io sono ricoglionita tanto alla fine, ma sono ricoglionita con qualsiasi cosa, quindi. Però poi una certa quando prendo il ritmo vado.